Arriva, eh. km, 10.000 metri di dislivello, una miriade infinita di partecipanti alle 8 gare del weekend. Questo è stato l'UTMB, un'emozione unica per me, 3 giorni di lavoro, 800 giga di dati, santo Samsung subito, ne valsa davvero la pena, soprattutto per vedere una partenza di questo tipo. E voi vi chiederete, ma io che ci faccio qui? Vedete il video fino alla fine per capire quali sono le 10 cose che ho capito di questo UTMB. Sono a Chamonix e sto andando a filmare l'arrivo con l'obiettivo non nascosto di capire quali sono le scarpe utilizzate dai top runner. Dobbiamo scegliere il posto ideale per filmare, anche perché comunque qua c'è tantissima gente e non saremo all'arrivo. Tra pochi minuti arriva Kilian. Non ero così sveglio, ma sicuramente ho analizzato con l'occhio critico tutto quello che gira intorno a questo mondo. E in effetti sono state 3 le domande che mi hanno spinto a partecipare. Numero 1, da esperto di scarpe, non c'era nulla di meglio che verificare e analizzare lo spettacolo della UTMB. Però il video di oggi racconta che scarpe hanno utilizzato i top runner, in effetti come fanno le aziende a capirlo, e soprattutto con mio figlio mi sono chiesto 1000 volte come incitare i podisti al loro passaggio. Per rispondere alle domande sulle scarpe ho analizzato tutti i dati di Strava, di Instagram, di tutti i podisti amatori, i video dell'organizzazione, ma anche quelli delle webcam, e alla fine sono giunto alla conclusione che queste sono le 50 scarpe utilizzate dai top 50 podisti amatori. E ho scoperto un mondo di persone davvero gentilissime che di fatto hanno corso tutto il weekend dando il meglio di loro stessi. Ecco comunque le 10 cose che ho scoperto. In primo luogo, sicuramente la scarpa conta molto, molto, molto meno della tuta. Tra l'altro, Normal Kiriag, che avevo recensito velocemente in uno short qui su YouTube, si dimostra molto più leggera del previsto e soprattutto molto flessibile, ma anche morbida e reattiva. Oka comunque domina la scena, il 28%, ripeto, il 28% dei top 50 hanno utilizzato questo marchio, e anche Gary Vee, che è un podista fantastico, che è pure arrivato devastato, è riuscito ad arrivare al traguardo grazie alle Oka.
al terzo posto, ma non è una cosa sorprendente per chi non avesse utilizzato Oka. Sicuramente la scarpa top era Salomon, al punto tale che al secondo posto, sia maschile sia femminile, le avevano al piede e soprattutto il 18% dei top 50 le ha utilizzate in questa gara. Quarta cosa, circa un sesto dei podisti super evoluti, professionisti, ha utilizzato North Face. Tra l'altro li abbiamo votati come miglior outfit e in effetti se l'americana Kathy Scheid è arrivata al traguardo con il sorriso, siamo rimasti davvero impressionati dal fatto che comunque mentalmente il baffetto Zach Miller, quinto uomo giunto al traguardo, ha mostrato una grande capacità mentale per giungere al traguardo nonostante una crisi incredibile. Al quinto posto invece ho capito che il 10% dei podisti evoluti ha utilizzato altra cosa, che non mi ha di fatto sorpreso perché li avevo incontrati il giorno prima, e da un chilometro dal traguardo ho davvero ammirato Robert, che ha dimostrato di essere stato in grado di dosare al meglio le forze, cosa che in effetti aveva detto pure il giorno prima. La sesta considerazione è che se il 72% dei top 50 runner ha utilizzato 4 marchi, l'altro 28% invece è ad appannaggio di 12 marchi e soltanto ASICS e Adidas hanno mostrato di avere dei top runner nei primi 10. Sono inoltre rimasto impressionato da Bennett, sesto posto, che ha utilizzato ASICS e ha dimostrato di correre davvero velocemente alla fine. La settima cosa che ho capito è che soltanto nelle aziende mainstream che non è stata in grado di portare nessun atleta nei primi 50 è stata Brooks, che con squilli di tromba ha lanciato allo TMB la sua scarpa Caldera 6, che secondo me nei prossimi mesi sarà utilizzata da molti podisti amatori, e non dimentichiamoci che comunque gli atleti Brooks hanno corso le altre gare e in effetti si sono comportati abbastanza bene. All'ottavo posto sappiate che gli italiani, i primi due italiani, hanno utilizzato lato maschile Oka, lato femminile la sportiva. Complimenti a tutti, ma soprattutto a Francesca Pretto, che è arrivata nona assoluta lato femminile, e a Massimo, che mi ha aiutato nella valutazione di questo video, che è arrivato 29esimo. Bravo Massimo! Non vi abbiamo filmato perché comunque sabato sera mia moglie mi ha chiesto di portarla al supermercato. E questo dimostra il lavoro complesso del podista freelance, soprattutto di quello che ha un pass di serie D. E voi vi domanderete, con il lancio di tutte le Nike da trail, c'era qualcuno nei top 50 che le utilizzava? La risposta è paradossalmente sì, c'era un fortissimo atleta giapponese che è arrivato 34esimo e ha utilizzato le Pegasus Trail 3, poi però sono passato alla pista di atletica dove Patrick, che si allenava sulla pista su un anello di 300 metri, ha corso ovviamente con le Alpha Fly. E qui arriviamo all'ultima ma importante considerazione finale,
per gli atleti del trail non è davvero significativo utilizzare una scarpa piuttosto che un'altra. Chiaramente tutti quelli sponsorizzati sceglievano il marchio di una particolare azienda, ma se andate a vedere tutti quelli che hanno corso il giorno prima, nessuno o quasi nessuno, se non forse qualche eccezione, ha utilizzato e mostrato quali scarpe pensava di utilizzare durante la gara, e invece ha mostrato tutti gli accessori che sono utili per chi dovesse effettuare una gara di 170 km. E quindi nel mio percorso finale non so dirvi se in effetti scegliere una scarpa piuttosto che un'altra faccia davvero la differenza. Per quanto riguarda la risposta alla terza domanda, chiaramente non è dai puntini puntini, ma come dice un atleta americano sul suo profilo Strava, la risposta è Ale. Nel mio percorso di comprensione di questo mondo sicuramente ora potrei saperne molto di più rispetto a qualche mese fa, e in effetti potrei farvi un video su come correre in 35 minuti con una scarpa da trail. Per il mio passaggio al trail sicuramente c'è tempo, invece per le recensioni credo che potrei provarci, ma l'ultima parola spetta solamente a chi ci guarda, quindi stay strong, keep running. Io vado a bermi un coffee e a dar da mangiare al coniglio. Ciao e alla prossima!